Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un video che mi era stato richiesto tanto tempo fa da una ragazza, Lucia Lu, che saluto, le mando un bacione grandissimo e tesoro, ti chiedo scusa per il ritardo nel fare questo video, però realmente ho avuto tante cose da fare e poi soprattutto ho dovuto organizzare un po' con le idee perché io oramai ho la bimba che ha quasi 3 anni, quindi l'organizzazione del fasciatoio, appunto il video che tu mi avevi richiesto, è stato un video che ho dovuto elaborare un po' nella testa per ricordare cosa avevo sul fasciatoio perché ora non l'ho più il fasciatoio. Quindi, appunto, questo è il video sull'organizzazione del fasciatoio. Spero di non aver dimenticato nulla, comunque poi nel caso ora faccio vedere quello che avevo prima e quello che mi organizzo ora sul letto quando cambio la bambina. Allora, prima, vabbè, quando era piccolina assolutamente non potevano mancare queste, le salviettine. Queste ora nella fattispecie sono quelle dell'Eurospin. Quando era più piccola magari non prendevo le Pampers, le Fissani, insomma altre salviettine. Ora utilizzo queste perché tanto oramai siamo in fase, anzi l'abbiamo tolto il pannolino, quindi lo mettiamo solo la notte. Comunque, quando sono piccolini piccolini, io comunque non avevo, c'è da premettere una cosa, io non avevo il fasciatoio con la vaschetta, cioè io ho sempre fatto il bagnetto nella vasca da bagno con il riduttore, che lo ritengo la cosa migliore, perché con la vaschetta se no riempi la vaschetta, togli l'acqua, poi schizzano per terra, e quindi non, io l'ho sempre fatto nella vasca da bagno con il riduttore e andava bene. Quindi se nel caso voi avete un fasciatoio con vaschetta, ovviamente ci devono essere il detergente, cioè il bagnoschiuma e lo shampoo per i capelli del bimbo. Quindi io generalmente acquistavo o quelli della Mustela o comunque quelli della Chicco. Io con quelli della Chicco mi sono sempre trovata benissimo, la mia bimba non ha avuto reazioni allergiche, quindi ho sempre utilizzato quelli. Ovviamente immancabili su un fasciatoio sono i pannolini. Ora, questi sono quelli della Chicco. Io quando era più piccola la bimba, quando era proprio neonata, utilizzavo quelli della Pampers Progressi, proprio quelli là con i fori larghi per la pupù liquida, come definiscono loro. Però poi utilizzavo gli Huggies Super Dry, con i quali mi sono sempre trovata benissimo, o i Pampers Super Dry anche, non lo so, comunque una cosa del genere. Ora che lo utilizzo solo la notte, acquistiamo questi qui della Chicco che io pago 3,59 euro. Comunque, i pannolini. Poi ovviamente indispensabile anche la pasta protettiva proprio per il cambio del pannolino. Io ho sempre, no, allora non ho sempre utilizzato questa. Io prima utilizzavo quella della Veleda alla calendula, che io penso sia veramente la pasta lenitiva più buona, soprattutto per bimbi molto piccoli. Poi ho iniziato ad utilizzare, essendomi trasferita da Roma a Catanzaro, qui non riuscivo a trovare la Veleda, ora so che la vendono alla Prenatal della mia città, però ora non acquisto più quella perché la bimba, utilizzo questa qui da un sacco di tempo, ed è la Fissan, questa qui blu, perché io con quella rosa o con quella verde assolutamente no, è orribile. Ho fatto pure un video dei top e flop, l'ho bocciata proprio subito quella crema, sempre della Fissan. Comunque io con questa mi trovo veramente bene. Ora la sto utilizzando poco perché, ripeto, abbiamo tolto il pannolino, quindi questa non ha più senso di esistere. Poi sul fasciatoio, sempre io ho sempre utilizzato il borotalco. Su questo, come avevo già detto in un video, ci sono pareri discordanti sull'utilizzo del borotalco. Io l'ho sempre utilizzato sia su di me che sulla mia bambina e sinceramente continuo ad utilizzarlo. Scusatemi.
continuano a utilizzarlo e quindi il borotalco immancabile sul fasciatoio. Poi soprattutto perché per bambini piccoli, quando si va a fare il bagnetto, hanno tutte quelle pieghette e poi non si può insistere con l'asciugamano ad andare lì a strofinare, cioè si può solo tamponare e ovviamente nelle pieghette magari rimangono umidi e magari poi si formano i rossori, invece col borotalco questo problema non c'è. E poi, a parte il profumo di borotalco, che io lo amo, quando i bambini profumano di borotalco proprio li mangerei. Poi un'altra cosa che io ho sempre avuto sul fasciatoio era la crema fluida. Questa è della Chicco, perché magari la sera quando le andavo a mettere il pigiamino la spalmavo un pochino con la crema e le facevo un massaggino. Questo ce l'avevano insegnato al corso di preparazione al parto e quindi io questo quando la bimba era piccola e stava ferma lo facevo. E quindi questa era un'altra cosa che io avevo sempre sul fasciatoio. Un'altra cosa che ho sempre avuto e che continuo ad avere, però questa volta ora sono in bagno questi prodotti, è la crema freddo vento. Io questa ce l'ho avuta della Babygella e ora ho questa qui che è chiusa della Chicco. Io questa la utilizzo in estate, in inverno, chiedo scusa, perché appunto con il freddo la pelle dei bimbi è molto delicata e quindi magari si può seccare, si possono fare delle irritazioni, poi comunque i bambini sono molto soggetti ad avere delle dermatiti, anche se cambiate il bagnoschiuma, cioè perlomeno la mia bambina è molto sensibile, quindi questa è un'altra cosa da avere. Ora non l'ho presa perché ce l'ho in borsa, ho dimenticato di prenderla. Un'altra cosa che c'è sempre stata sul mio fasciatoio era la protezione solare, perché la mia bimba qui ha un neo, infatti io la tengo sempre in borsa perché sul neo io devo sempre applicare sia inverno che estate la protezione solare. Io ora ho quella di Bottega Verde in stick, ma ho anche vari campioncini che la pediatra mi fornisce ogni volta. Poi, un'altra cosa che ho sempre avuto, ora ve la faccio vedere così che sembra una cosa, è l'acqua fisiologica, sono le pipette che ora questa io la utilizzo per l'aerosol, quindi per questo la vedete così, è la soluzione fisiologica che va messa nel naso del bimbo. Io ho sempre messo la soluzione fisiologica nel naso della bambina, anche quando non era raffreddata, gliel'ho sempre messa da piccola, ora no. Perché ora quando è raffreddata facciamo l'aria, solo comunque le spruzzo l'acqua di Sirmione. Però quando era piccola ho sempre fatto i lavaggi nasali proprio per tenere le vie respiratorie il più pulite possibile. O comunque questo era quello che consigliava a me la mia pediatra. Prendete sempre tutto molto con le pinze perché poi ogni mamma sa quello che deve fare, ogni pediatra ha idee differenti l'uno dall'altro. Comunque io ho sempre fatto così e mi sono sempre trovata bene. Stessa cosa, ora io utilizzo il cotton fioc in maniera molto molto delicata, sempre all'esterno del padiglione auricolare. Prima non utilizzavo, quando era piccola, ovviamente non utilizzavo il cotton fioc, o comunque se utilizzavo quelli per bambini, quindi quelli là con la cosa di sicurezza, eccetera, eccetera, ma io utilizzavo il cotone normale, cioè dopo il bagnetto, tanto l'acqua va nelle orecchie quando fate lo shampoo, le asciugavo con il cotone o con un dischetto di cotone, ma con il cotone, non col dischetto di cotone, e così le orecchie rimanevano sempre pulite. Ora utilizzo questi dopo la doccia, ve l'ho detto, sempre molto delicatamente. Altra cosa che non poteva mancare era la forbicetta, queste qua sono della Chicco. Io avevo comprato sinceramente un set che era un rotolo dove c'erano la forbicetta, la spazzola, il pettine, la spugna,
è il pesciolino che misurava l'acqua. Ecco, questo io ce l'avevo appeso proprio vicino al fasciatoio, quindi avevo la forbicina, avevo la spugnetta per il bagno, però poi io quella l'ho trasferita direttamente in bagno perché era lì che facevo il bagnetto. Per chi ha la vaschetta sotto il fasciatoio, ovviamente ce la deve avere là. E poi avevo anche il pesciolino che misurava l'acqua. E quella è un'altra cosa che io avevo, che però, scusatemi, ma io non ho più perché queste cose le ho regalate, perché sinceramente non mi servono più. La bimba ora fa la doccia, quindi non mi servono più. Comunque, questa è un'altra cosa indispensabile per tagliare le unghie. Ci sono molte persone che le limano con la limetta, io le ho sempre tagliate, non è mai successo niente. Ora io vi mostro questa spazzola perché è quella che utilizzo ora per la mia bambina. Ma prima avevo la spazzola, quella con le setole morbide, ovviamente, il pettinino, quello con le setole bombate alla fine. E quindi quelli erano quelli sempre lì vicino il fasciatoio. Io spero di non aver dimenticato nulla da farvi vedere. Ah, un'altra cosa che c'era ovviamente sul fasciatoio, vabbè, a parte al cambio del bambino, quindi la canottiera, la maglia interna, la tutina di ciniglia, insomma, il vestitino da mettere. Un'altra cosa che avevo era il phon della Chicco, l'asciugacapelli della Chicco. Ora io non ce l'ho più perché l'ho regalato anche quello, l'ho regalato a mia cugina perché ha avuto una bimba e quindi le ho regalato un po' tutto. E ora utilizzo il phon che uso io perché poi la mia bimba ha i capelli abbastanza lunghi. E niente ragazze, questo era il video che mi era stato appunto richiesto. Lucia, io spero che ti possa essere di aiuto. Io spero di non essermi dimenticata nulla. Ovviamente l'accappatoio, ma quello penso siano cose scontate, no? Se si va a fare il bagnetto è normale. Per i cambi quotidiani io penso che salviettine, pannolini e pasta lenitiva e poi insomma io poi i detergenti li avevo in bagno anche perché anche quando faceva la cacca la bimba io sinceramente facevo qualche passata con la salviettina e poi andavo direttamente nel lavandino, la lavavo, asciugamano e poi la portavo sul fasciatoio, l'asciugavo. Borotalco e le mettevo la pasta lenitiva e il pannolino. Comunque queste per lo più sono le cose necessarie. Io non so, ripeto, se ho dimenticato qualcosa, perdonatemi, però è passato un po' di tempo e quindi è anche un po' normale. Ora al momento io non quando fa la doccia utilizzo sempre il borotalco e poi niente, le metto la mutandina, quindi non utilizzo più tanti prodotti. Un'altra cosa che io ho sempre, quando la vesto la mattina, avevo dimenticato ora di questo periodo è l'antizanzare. A Roma veramente lo utilizzavo tutto l'anno perché a Roma le zanzare ci sono anche in inverno e quindi ora prendo quello della Chicco, l'antizanzare della Chicco e glielo spruzzo prima di uscire. A Roma, quando la bambina era piccola, utilizzavo i cerottini contro le zanzare, li attaccavo sulla carrozzella e dietro nella magliettina dietro, in di modo che la bimba non potesse arrivare a strapparsene e a mettersene in bocca. Comunque, ragazze, questo è il video. Spero vi possa essere piaciuto, cioè spero vi sia piaciuto. E niente, se vi è piaciuto, mettete un pollice in su e se non volete perdere i prossimi miei video, iscrivetevi al mio canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!